Noi abbiamo ormai la terza edizione, siamo partiti nel 2015 con Expo. Il senso del Bologna Award per la sostenibilità agricola e alimentare è di premiare le iniziative, i progetti, le persone che nel mondo portano avanti con esempi concreti questi due temi che sono molto collegati e che si legano oggi, scusate il bisticcio di parole, ma è tutto un legame con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, l'agenda 2030, 2030, fame zero è uno di questi, uno dei 17 goal, e noi dovremo da qui al 2030, ma partendo da subito, davvero arrivare a rendere più sostenibili i sistemi di produzione agricole, che vuol dire usare meglio le risorse che abbiamo a disposizione, fare di più con meno. Acqua, energia, suolo sono risorse naturali limitate, dobbiamo stare molto attenti, ma dall'altra parte anche il nostro consumo, la nostra dieta deve essere sostenibile. Mangiassimo tutti carne come gli europei, gli occidentali, pensiamo alla Cina che potrebbe decidere di incrementare il consumo di carne, avremo bisogno di 1, 2, 3, 4, 5 pianeti in più perché le risorse naturali non sarebbero sufficienti. Ecco, questo è il senso della nostra iniziativa, e premiare tanti casi che scoviamo, la nostra giuria internazionale nel mondo ci fa capire che ci sono degli esempi che vanno copiati. Il tema della sostenibilità è un obiettivo da raggiungere, come siamo messi in questo momento? Ma siamo messi abbastanza male, bene, vorrei dire, bene nel senso che c'è un movimento ormai direi mondiale che si sta coalizzando attorno agli obiettivi dell'agenda dell'ONU per lo sviluppo sostenibile. 17 obiettivi chiari, misurabili, dove ognuno può deve fare la sua parte. Male perché la strada, nonostante la data si avvicini molto, siamo nel 2018, è ancora lunga. Io penso allo spreco, che è uno dei temi che affrontiamo nel Bologna Award, dove pensiamo solo in Italia ancora 50% dello spreco lungo la filiera sta a casa nostra. Tanto, poco, non lo so, a me sembra tanto, perché poi il valore di questo spreco in miliardi di euro e 8, che vuol dire mezzo punto di prodotto interno lordo, per non pensare a monte alle risorse naturali che abbiamo utilizzato per produrre il suolo, l'acqua, l'energia, e poi a valle il rifiuto che abbiamo prodotto, peraltro ancora consumabile, quello dello spreco, sul quale paghiamo una tassa, una tariffa per smaltirlo. Ecco, spreco zero l'abbiamo chiamato, è un obiettivo, un sotto-obiettivo dell'agenda 2030. Però c'è ancora molta strada da fare, e mi auguro che anche il dialogo che per esempio facciamo con Massimo Cirri, Waste Busters, cacciatori di spreco, e la trasmissione che partirà a partire da martedì 17, un piccolo intermezzo che si chiama a Caterpillar Rai 2, piatto pulito, buon appetito, ha proprio questo senso, parlare delle nostre contraddizioni alimentari. Qualcuno non riesce a mangiare, qualcun altro mangia troppo, tutti noi sprechiamo in modo abbondante, sembra un ossimoro, e quindi c'è ancora molto da fare. Sottolineiamo l'importanza dei Bologna Award sul tema della sostenibilità, quanto è importante continuare a informare. Secondo noi è essenziale, il tema della sostenibilità è quello che ci ha ispirato fin dal primo momento in cui abbiamo deciso nel 2015 di istituire questo premio. Noi cerchiamo di informare anche con le pratiche, quindi con le attività che facciamo giornalmente. Su questi tetti ormai sono interamente coperti dal più grande impianto fotovoltaico su tetto d'Europa, utilizziamo acqua grezza, a breve avremo un sistema di accumulo per la ricarica di veicoli elettrici, quindi l'informazione, le buone pratiche e i buoni esempi riteniamo siano il modo migliore per far sì che questi temi facciano sempre più presa nella nostra società e in tutte le persone che girano attorno a questo contesto. L'importanza di FICO come punto di riferimento anche per altri settori che possono ispirarsi appunto alla possibilità sul tema della sostenibilità, ma non solo.
Beh, FICO è un grande palcoscenico, è un palcoscenico su cui ogni settimana vanno in scena tantissimi eventi, tantissime manifestazioni, tantissimi convegni, tantissimi workshop. È frequentato da centinaia di migliaia di persone, oggi abbiamo all'interno più di 25.000 persone che quindi sono continuamente esposti a questi messaggi che pensiamo progressivamente stanno diventando parte della cultura e parte del modo di essere di tutti noi. Sotto l'aspetto degli obiettivi, FICO punta a crescere ancora di più. Beh sì, tra poco compiremo il primo anno, quindi siamo ancora molto giovani, però gli obiettivi del primo periodo dell'avviamento sono stati raggiunti, possiamo dirlo, e adesso puntiamo a crescere decisamente per raggiungere i nostri obiettivi di medio termine, sia in termini di visitatori, quindi questi 6 milioni di persone che visiteranno il parco a regime, che anche dal punto di vista scientifico la quantità e la qualità dei convegni e dei workshop organizzati all'interno. Bisogna dare una mano oggi per far sapere a tutti che si mangia bene, che non si è mai mangiato tanto bene come oggi, soprattutto che le persone hanno a disposizione una gamma di scelte alimentari che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Ora, questo che è un vantaggio non deve diventare un handicap, per esempio, perché noi a fronte di questo abbiamo dei dati inquietanti, la crescita dell'obesità, delle cosiddette malattie del benessere. Quindi questo vuol dire che bisogna insegnare letteralmente la cultura del cibo, che non è l'educazione alimentare, perché mangiare non è solo questione di proteine, di grassi, di carboidrati, altrimenti sarebbe una medicalizzazione del cibo, no. Il cibo è convivialità, è stare insieme agli altri, è conoscenza, è scambio. Se noi facciamo tutto questo cominciando dalle prime classi delle scuole, per esempio, perché certe cose o si imparano subito o non si imparano più, saremo già abbastanza avanti in questo lavoro. Il resto lo deve fare l'informazione, i media e la famiglia, naturalmente. Mettendo insieme gli sforzi di tutte queste agenzie educative riusciremo a mettere a frutto questo capitale di cui disponiamo e che non sempre spendiamo bene. Sul tema dell'informazione FICO prova appunto a dare una mano, però l'ha sottolineato lei, è importante proprio dall'inizio informare nelle scuole, nei diversi punti di incontro e di informazione, una mano la possono dare anche le istituzioni. Assolutamente sì, ci vuole uno sforzo congiunto di informazione, di formazione e di educazione. Fra l'altro è curioso, la parola educare, che noi di solito pensiamo viene da educere, condurre a sé, in realtà viene da edere, che vuol dire mangiare. Quindi in fondo l'educatore è quello che lentamente mastica il suo allievo, nel senso buono del termine, e quindi lo apre al mondo. Pulito Buon Appetito è una rubrica, una campagna di comunicazione che va in onda, andrà in onda su Caterpillar, su Radio 2, la radio della RAI, il canale dell'intrattenimento, dove con le modalità nostre, quindi dell'intrattenimento, della leggerezza, cercheremo di raccontare tutte le buone pratiche che riducono lo spreco alimentare, perché sappiamo che ce n'è troppo, che nel mondo un terzo di quello che si produce non arriva alla tavola perché viene sprecato. Una parte importante di questo succede nel frigorifero, e ragioneremo su questo per risparmiare, per vivere meglio, per mangiare meglio e per essere più felici. Piatto pulito, buon appetito. Mi illumino di meno è l'altra campagna che facciamo sul risparmio energetico. Credo che siamo sulla stessa linea, insomma, il pianeta è uno solo, c'è il rischio di consumarlo troppo. Ci si può divertire continuando a vivere bene, ma a consumare meno, a consumare meglio, a essere più felici. Soprattutto anche a continuare a informare, soprattutto attraverso la radio. La radio funziona bene perché crea una comunità, e quando c'è un senso di comunità le campagne di comunicazione rimbalzano su un terreno più comune. Dico delle cose che non so, siamo fra Jung e Marzullo. Quest'anno siamo a Bologna perché siamo stati fortunatamente premiati dal Bologna Award per un progetto che abbiamo ad Haiti. È il nostro primo progetto di cooperazione internazionale che viene finanziato, seppure nel nostro statuto si trova la cooperazione internazionale come principale campo di lavoro. Quindi appunto è un'associazione piccola, primo progetto finanziato. La cosa che probabilmente ha colpito del progetto è lo scambio paritario tra studenti di due realtà molto diverse, quella italiana e quella haitiana.
e la volontà di cercare di mettere in pratica, sperimentandolo partecipativamente, un diverso modello di agricoltura che ci piace chiamare agroecologico, quindi una delle parole chiave è l'agroecologia del progetto e l'altro è scambio di competenze e costruzione di capitale umano. Allora, diciamo che le due attività principali sono entrambe, orbitano intorno alla figura di questo dottorando, il dottor Junior Aristil, che è un haitiano che ha conseguito il dottorato in cotutela tra l'Università Notre Dame di Haiti e l'Università Statale di Milano. La sua ricerca è sul contenimento di aflatossine nella filiera del mais. Le aflatossine sono delle sostanze cancerogene che interessano tutte le filiere dei cereali in tutto il mondo, anche in Italia. Ovviamente ci sono posti in cui viene controllato questo problema, posti invece dove non c'è nessun controllo. La sua ricerca sulle aflatossine rischia, come tante ricerche, di rimanere in un cassetto, di rimanere nell'ambito accademico, e il nostro progetto, con le due attività principali che ora vi racconto, punta a mettere in pratica queste ricerche, quindi renderle prontamente disponibili, far partecipare alla ricerca stessa la comunità di agricoltori locali. Quindi una delle due attività è proprio questa, sperimentazioni partecipative con gli agricoltori della piana di Torbeck nel distretto di Lekai ad Haiti. Quindi sperimentazioni partecipative vuol dire campi su cui si è deciso che si fa una sperimentazione insieme a una ventina di agricoltori su ogni campo, e questi agricoltori partecipano a tutte le fasi della sperimentazione, dalla, come dire, pianificazione dell'esperimento alla messa in pratica e ovviamente all'elaborazione dei risultati. In questo modo non c'è bisogno di leggere il report alla fine, ma gli agricoltori hanno preso parte alla ricerca e sanno che cosa stanno ricercando, nello specifico la resistenza di diverse varietà di mais ai funghi patogeni che creano le aflatossine. La seconda attività è sempre nella stessa direzione, valorizzazione di questa ricerca, ma in ambito studentesco, quindi permettere agli studenti, questa volta soltanto di Haiti, dell'Università Notre Dame di Haiti, di fare le loro ricerche per le tesi magistrali o triennali su questi temi, quindi finanziare la possibilità che questi studenti possano svolgere il loro lavoro su queste tematiche. Ricevere questo premio cosa significa a livello personale, ma anche sotto l'aspetto appunto del lavoro? Allora, sicuramente questo premio ci fa incredibilmente piacere, non ce lo aspettavamo, anche perché se guardate un po' agli altri premiati di questo premio anche negli anni scorsi, noi siamo davvero molto più piccoli come entità e come progetto. Quindi personalmente è una soddisfazione incredibile, perché tra l'altro il progetto di Haiti è stata un po' anche farina del mio sacco, ci ho lavorato in prima persona, diciamo, ma come associazione sicuramente questa rappresenta una possibilità di fare anche un salto di qualità. Il premio è giustamente per migliorare anche la divulgazione di questo genere di lavori, cosa sulla quale noi per esempio ora non siamo mai riusciti a lavorare bene per carenza di tempo. Fondamentalmente siamo 10 soci, ognuno adesso fa il suo lavoro, e lavorare per la visibilità dei propri risultati è qualcosa che, voi lo sapete bene, è una professione a parte, quindi questo premio ci dovrebbe e credo che potrà aiutarci in questo. Il libro è un po' un racconto a quattro mani, a quattro occhi, a due bocche tra me e la mia compagna, che ci confrontiamo quotidianamente sul mondo della cucina, del food, su come stare a casa e sul fatto che apparteniamo soprattutto a due generazioni differenti, quindi abbiamo due maniere di visualizzare le cose appunto in maniera differente. Per quanto riguarda il mondo del cibo, si parla sempre mangiar sano, mangiar bene. In Italia c'è la dieta mediterranea, la cucina mediterranea, cioè lei cosa si sente di dire? La dieta mediterranea innanzitutto è uno stile di vita, molti la prendono come una dieta da fare, è uno stile di vita adottata in maniera inconsapevole dai contadini, quelli che si occupano oggi, e questo posto ne è testimone, della stagionalità del prodotto, del territorio, dell'etica, delle coltivazioni, mangiare praticamente sano, utilizzare olio extravergine di oliva molto buono e mangiare e non consumare troppo. Perché oggi diciamo che noi tutti in senso lato consumiamo troppo, più di quello che dovremmo appunto fare. Il cuoco oggi può avere l'opportunità di raccontare, non di spiegare o di insegnare, quello che avviene appunto dentro una cucina, che è quella appunto non sprecare, che facendo mangiare la gente ogni giorno. Quindi è uno stile di vita. Il tema della cultura culinaria è importante, informare le persone, cioè renderle partecipe di questo, possiamo chiamarla appunto una nuova tipologia di cultura.
Ma da allora, diciamo che da un po' di anni a questa parte tutti sono diventati gourmet, sommelier, tutti ne capiscono, tutti fanno i critici, chiunque scrive di cibo, chiunque che fotografa il cibo e ne fa praticamente una sorta di monumento. Il cibo è una cosa normale, è nata dalla fame. Chi ha fame deve mangiare, il ristorante non può avere orari, se una persona vuole mangiare alle 4 del pomeriggio noi siamo assolutamente non obbligati, ma dobbiamo fare da mangiare perché siamo dei cuochi e il cuoco deve assolutamente cucinare. Però vorrei un pochettino distogliere l'attenzione sempre dalla cucina e parlare anche dei progetti ristorativi che sono quelli della sala. C'è la sala, c'è un lavaggio, quindi quando un cuoco parla di cibo deve anche affrontare l'argomento che riguarda la propria sfera lavorativa, che è quella del ristorante e del servizio. L'ultima domanda che le faccio a livello invece di cucina, cucina tradizionale, cucina gourmet, bisogna un po' tornare alle origini. Allora, la cucina in questi anni è diventata tutto quello che non poteva mai diventare molti anni fa. Si fa sperimentazione, guarda che ci sono chef pazzeschi, straordinari, che col cibo hanno creato un indotto incredibile anche a livello artistico. Ormai il ristorante è considerato un museo perché molti vanno a mangiare dagli chef stellati per fare l'esperienza della loro vita. E quella è una cosa. Poi c'è praticamente la cucina, quella non di ogni giorno, però quella che deve essere rifatta a casa. Quindi noi cuochi, io per esempio in questo caso, cucino per far ricordare alla gente quello che hanno mangiato e gli devo dare la percezione di rifarlo a casa. Tutto qua. Sviluppo sostenibile, siamo qui a Fico, si parla di cibo e anche della figura della donna. È un passaggio importante questo, bisogna concentrarsi su questo. Bisogna concentrarsi su questo perché sappiamo perfettamente che la donna è il centro della famiglia, lo è nel mondo occidentale come lo è ancora di più nel mondo, diciamo, dei paesi terzi, e di conseguenza questa unione tra alimentazione, cibo e donna è una formula vincente. Se non ci concentriamo su questi elementi non possiamo creare un vero sviluppo sostenibile e non, soprattutto non riusciamo a creare quel modello di sviluppo che io come ministro appunto della cooperazione internazionale considero assolutamente imprescindibile dalle nostre politiche, e cioè l'idea di uno sviluppo condiviso in cui le persone, soprattutto i beneficiari dei nostri aiuti, dei nostri progetti, siano coinvolti in prima persona. Se non li coinvolgiamo e se non arriviamo ad ogni donna ad ascoltare la sua voce, noi non possiamo avere un vero sviluppo. Per quanto riguarda il suo intervento, ha sottolineato che bisogna entrare nelle case, nelle famiglie, informare, si parte da lì. Si parte da lì sicuramente perché, come ripeto, ogni individuo conta. Non è vero che noi abbiamo appunto un approccio nel mondo globalizzato in cui effettivamente ciascuno rimane chiuso nella propria casa ed è collegato soltanto da una rete. Noi dobbiamo entrare nelle case perché è là che troviamo appunto l'innovazione, le idee, la possibilità di creare sviluppo anche dalle piccole cose. Come ripeto, ogni individuo conta. Entrare nelle case anche per la cooperazione internazionale attraverso progetti di sviluppo che partano dalla persona è l'unica formula vincente. Il ruolo delle istituzioni è un passaggio fondamentale. Il ruolo delle istituzioni è assolutamente fondamentale. Io trovo che il ruolo delle istituzioni sia veramente una sfida meravigliosa, perché le istituzioni hanno la possibilità veramente di poter organizzare gli aiuti, di poter organizzare gli interventi. In questo senso io credo che diciamo, il loro ruolo sia veramente una grande opportunità, soprattutto per i paesi che hanno la possibilità di rivolgersi verso l'esterno e fare aiuto. La nostra cooperazione internazionale, lo dico con grande orgoglio, è una cooperazione veramente di successo, siamo i quarti nel mondo per donazioni e per aiuto, e di conseguenza è chiaro che il nostro modello prevede questo tipo di rapporto. Le istituzioni si assumono la responsabilità del mondo, le istituzioni non devono restare chiuse in se stesse, ma sono un braccio aperto, una mano aperta verso il mondo. Il ruolo della donna è molto importante poiché non solo si occupa della casa, ma si occupa anche della produzione agricola direttamente, anche di tutte le attività di trasformazione. Tuttavia rimangono ancora molte sfide poiché spesso a queste donne mancano le attrezzature per una corretta trasformazione dei prodotti e soprattutto non hanno spesso accesso ai giusti canali per poter vendere direttamente i loro prodotti. La Boutique Paysanne è una società cooperativa, un punto
punto di incontro dove far appunto incontrare nello stesso spazio produttori, trasformatori e distributori, ma è anche un luogo dove promuovere i prodotti, le tecniche tradizionali, le tipicità della Costa d'Avorio. Ad esempio l'abito che indosso viene proprio dalla boutique Paysan ed è solo uno dei numerosi esempi di prodotti che non solo valorizzano le nostre tradizioni, il nostro know-how locale, ma anche il lavoro delle donne ivoriane. E quindi noi vogliamo attraverso questo spazio promuovere quindi tutte le attività nel settore agricolo e non solo, ma anche tutti i prodotti e le tecniche locali. Per me la sostenibilità è innanzitutto solidarietà e anche impegno, impegno individuale, impegno personale, ma anche impegno nei confronti di tutti gli altri abitanti di questo pianeta, e questo proprio per raggiungere anche quel difficile obiettivo della sicurezza alimentare, per garantire quindi alimentazione per tutto il pianeta in modo sostenibile e soprattutto anche nel rispetto della biodiversità. Quanto ancora c'è da fare, soprattutto nel territorio africano? In Africa molto è stato fatto, ma molto rimane ancora da fare. Credo che il futuro sarà all'insegna di partenariati che siano, per così dire, win-win, che quindi apportino vantaggi sia all'Africa che ai partner che troverà. E io sono in favore di partenariati che siano razionali, nel senso che vadano innanzitutto a constatare i bisogni reali dell'Africa, perché è solo così che si potrà raccogliere questa sfida della sostenibilità, solo così si potranno realizzare dei partenariati davvero sostenitori dello sviluppo, di uno sviluppo concreto, perché troppo spesso questi partenariati non sono stati orientati nella giusta direzione per gli africani. Occorre capire bene le loro esigenze ed è solo così che aiuteremo gli africani a diventare davvero autonomi. Abbinare il tema della sostenibilità e del cibo è per me qualcosa di spontaneo, e dal mio punto di vista ogni volta che il cuoco parla in qualche modo di cibo, l'argomento della sostenibilità deve venire fuori. Siamo nel 2018 e non è una questione di moda il fatto di preoccuparsi di alcuni argomenti, mi sembra che sia indispensabile, e soprattutto quando si parla di piccoli numeri, come nel mio caso, automaticamente, forse stando in campagna, ci si interroga su alcune questioni, però trovo che oggi come oggi, per fortuna, l'informazione tratti molto questo argomento, quindi in realtà è possibile informarsi ovunque ci si trovi, a proposito di produzione del cibo, questioni agricole. E penso che una consapevolezza della geopolitica o comunque di tutto quello che riguarda l'approccio della società all'ambiente, alla campagna, debba interessare il cuoco. Hai scritto un libro sul tema dell'informazione, racconta un po' la tua storia. Quanto è importante l'informazione che passa attraverso, in questo caso, il tuo libro, però anche attraverso i canali TV, radio? È importante appunto continuare a parlare e continuare a informare? Sì, il fatto che internet sia una fonte così ampia di informazioni è una ricchezza inimmaginabile. Come sempre bisogna cercare. Io sono impressionata dal fatto che oggi come oggi, proprio per questo surplus di informazioni che noi riceviamo, si sia un po' costruita una pigrizia davanti allo schermo e al computer, come se per forza di cose le cose che ci arrivano debbano essere tutte veritiere e tutte uguali. Mai come oggi invece risulta importante avere gli strumenti per analizzare le informazioni che arrivano al nostro cervello e avere degli strumenti intellettuali anche per non solo distinguere tra informazioni ma connetterle. E trovo che il lavoro del cuoco sarà sempre di più anche questo: viaggiare con la mente, essendo ben localizzati in un luogo specifico, e conoscere il proprio territorio non solo dal punto di vista della tradizione culinaria ma dal punto di vista della politica e direi geopolitica. Sul tema del libro invece, nello specifico, di cosa parliamo? Io il mio primo libro l'ho diviso per capitoli e sono partita dalle mie ricette. Queste sono 60 ricette degli ultimi 12 anni della mia vita. Il primo ristorante l'ho aperto che avevo 26 anni, adesso ne ho 39, e l'idea
di riguardare indietro, di ripensare tutti questi anni è stato meraviglioso, perché mi ha permesso di ritrovare me stessa in questi 12 anni e trovare anche una coerenza di percorso che auguro a tutti i cuochi. Consiglio che dai ai giovani che vogliono intraprendere questo lavoro, questa carriera? Lavorare sodo. In questo io credo che ci sia un'affinità tra il mondo dello sportivo e il mondo della cucina. Nessuno ti può garantire il successo nonostante tutta la fatica e tutto il lavoro, però il lavorare sodo è il primo passo, è come un grande allenamento. Senza un grande allenamento un campione, per quanto pieno di talento, non può arrivare. La stessa cosa vale per un cuoco. Intanto mettiamoci il lavoro e poi vedremo.